Buonasera, buongiorno, buonanotte. Come va, ragazzi? Mi sentite? Sì, assolutamente sì, per forza mi sentite. Guarda lì che c'è Allo che vuole nello spazio. Un salve. No! No. Nessuno vuole giocare, vuole risolvere i tuoi rebus. Che è successo? Come grazie per la sub? In che senso? Andrea, non ti parlo più con te. Andrea, non ci parlo più con te, basta. Basta, ragazzi, bevo. Basta. Come va? Ciao, regà. Oggi giochiamo un po' insieme a Mario Kart. Mannaggia, mi sono lavato, vabbè. Per fortuna che fa caldo. Giochiamo insieme a Mario Kart. Infatti vedete che ho già messo il mio codice amico. Come ho fatto? Guarda che ti leggo, la chat. Ti leggo. Non fare come Dragon. Fai un favore. Non scrivere certe cose. Sto scherzando, ovviamente. Va bene, io sto bene, ragazzi, per avermelo chiesto, Rebecco. Ah, va tutto alla grande, sono stanco, perché non mi sono fermato un secondo da quando sono arrivato a casa dal lavoro. Tra l'altro ho finito anche tardi perché ho dovuto soccorrere un mio collega che aveva problemi al suo automezzo, però è andata bene. Luigi bagnato a 20 metri da te. Dove? Totalmente narcisista, che effettivamente un altro me. Insomma, ti si vuole bene, grazie. Lecchinazza, Andrea. Prima tira la pietra, poi nasconde la mano più giù di Mirko. Allora, siccome non mi ricordo nessun comando, niente di niente di Pokémon Go Raid Italia, perché l'ultima volta che ci siamo visti è stato 2 settimane fa. Nel dubbio, comprate Pokémon Scarlatto e Violetto. Mi sento di sentire, infatti, prenota Pokémon Scarlatto ad un prezzo stupefacente. Dimmi a me, no, non ti dico niente a te. Fatti affari tuoi. Bundle, bravo, punto esclamativo Bundle. Potete prenotare su Amazon tramite il link affiliati di Pokémon Go Raid Italia. Il bundle appunto di Pokémon Scarlatto vi ho detto che usciranno esattamente il 18 novembre. Manca poco. Manca veramente poco. Ieri hanno mostrato un nuovo Pokémon ciclomotore. Non mi ricordo, Cyclizer. No, come cavolo si chiama? Palesemente la forma base, la forma non evoluta, la forma non trasformata, la forma non condizionata in qualche modo, probabilmente dalle tasse di Coraidon e Miraidon. Cyclizar. Brava Rebecca, non male. Cicli Charizard per Game Freak. No, non esiste qua punto esclamativo Telegram, ma al limite, Andrea Lucchini, potresti fare un punto esclamativo GGX per spammare i miei canali, se proprio vuoi. Teoria Saidoniana. Aspetta, teoria Saidoniana. Ieri Saidonia, mo durante... Aspetta, ti faccio la teoria in live. Cosa? Ma cosa? Era evidente, non ci fa una teoria sopra. Sì, un fratello, ma no. Questo bicchiere, oh mio Dio, è viola. Attenzione. Ragazzi, ma si sapeva già. E con tutto il rispetto, io non dico niente perché... No, perché tanto nessuno mi crede. Però ne avevo già parlato in qualche storia Instagram. Però io sono uno sfigato, nessuno mi caga, allora va bene così. Però intanto non vado a dirlo. E di color violetto, attenzione, un leggendario di nona generazione. Gli si vuole bene a Saidonia, ovviamente, però non è che muore. Ovvio. Luce violetta diventa in un tipo, luce infrarossa diventa in un altro. Ovvio. Sono due mondi diversi, ovvio. Su via, ovvio. Quanto è bella la parola, ovvio. Un saluto a Saidonia che ci segue sempre, grazie a me. Ovviamente segue me, Saidonia. Sto andando in confusione con tutti i comandi. No, ma nessun problema. Con punto esclamativo social, bravo, ci sono tutti i canali di Raid Italia. Da Telegram, Twitter, Twitch, Patreon. Hanno anche un Patreon. Cioè, pagate anche questo canale. Però, dai G, io ripasso più tardi dopo il lavoro, tra mezz'ora o un'ora. Dai, ciao Lolicami. Dai, che tra poco poi ci avrai anche te il tuo Mario Kart.
in arrivo da Milano, probabilmente l'avrà intercettato Mirko, tipo posta via Gufo. Bravo per la clip, Andrea. La suoneria, ovvio, bella, aspetta, la rifaccio. Ovvio, 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 basta. Nerfate Allo su Mario Kart, ma io credo che oggi potremmo toglierci delle soddisfazioni. Nel dubbio comincerei anche a giocare, magari, visto che, insomma, il tempo è quello che è. Bravo, Allo. Tra poco, una settimana o massimo due, o due al massimo. No, ma non lo so, però io mi sbilancio, secondo me fine settimana ti arriva. Se a Milano oggi è lunedì, 5 giorni, se non arriva venerdì, non so se è già gestito dal corriere, dalle poste, da chi che, o da chi sia. Ciao, ma è un Elonai. Ciao Mario Placenti. Ho dei problemi. Grazie per il follow. Ma quanto è figo Mirko? Tanti. No. Shiny Luck lo accetto, ma figo Mirko proprio no. No, Andrea, che palle. Vabbè, Rebecca, te. Lasciamo perdere, va. Cosa abbiamo fatto oggi? Ma niente, ho bevuto. Allora, io farei amici avversari, ma siamo solo in tre. Perché altrimenti. Vabbè, facciamo in tre, dai, cominciamo in tre. Creo un gruppo privato, yes. Oh, yes. Tra l'altro ho sbloccato qualche pezzo l'altra volta. Ah, è vero. Ma perché non hanno senso, Allo. Però è vero, devo fare il doppiaggio. Ho sbloccato qualche pezzo, né? Siamo più bolognese, ma vabbè. Cocinello volante. Oh, basta, là. Cocinello volante. Oh, signor. Cos'è sta roba? Sì, che altro ho sbloccato? Scusate. Allora, mezzi, nessuno. Ok, cocinello volante. Le ruote piccole, oh. Mannaggia, volevo le ruote piccole rosse che sembrano quelle. No. La build di Allo. Quindi avevo sbloccato. Ah, ma forse qua non posso, è vero. Aspetta, aspetta, aspetta. Momento, 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 momento. Voglio davvero uscire? Vuoi davvero uscire? Assolutamente sì. A me appena arriverà il gioco mi farmo le monete col metodo del day one o del D1, day one, così sblocco tutti i veicoli presto. E fai bene. Che ti devo dire? Grande. Allora le azzurre, caro. Azzurro, e il nostro Allo è tutto azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza Allo. Un veicolo. Oh, che schifo. La mia automobile. Ma è tutto qui? Sì, penso di sì. Cosa? Abbiamo altra roba. Perché avevo raccolto un sacco di monete. Ma lo sblocco dei veicoli comunque è casuale, giusto? A me manca ancora la moto Bruco. Dovrebbe essere quella top. E pazienza, ma tanto col coccinello vado bene. Sarei curioso di sbloccare le ruote rosse, blu. Ruote blu per te. Mario, sei allo Juventus Stadium per la partita, auguri. Forza, ma scusa, gioca. Ma aspetta, ma gioca a Torino. Ma non ci. Ma due partite in casa si fa a Juve, ma che è sta mafia, oh? Vedi un po'. Ma poi sei già lì, ma che ora gioco? Ah beh, no, sono le 5:20. No, ma come? Ma scusa. Ma a me è Sampdoria Juve. In che senso? Calcio. Femminile? No, non lo so. Cioè, vabbè, non importa. Non mi faccio domande. Non dobbiamo giocare a Mario Kart. È stata spostata a Torino, veramente? Ma avevo letto della roba, ma. Ma da quando? Avevo letto una roba, pensavo fosse un articolo clickbait di quelli. Ma come? Sadio Mara.
Dove si gioca? Voglio vedere, voglio vedere. Ma no, ma gioca a Marassi. Ma chi se ne frega? A Firenze. Giustamente. Vabbè, va. Rebecca, sguardo dell'uomo saggio, no? Sguardo dell'uomo che si è rotto. No, nel senso. Creo un gruppo privato. Dai, ci siamo. Enterate tutti. Subito, veloci. Avanti, Marsh. Su. Non il superplano, bensì il cartoplano. Il cartaplano crossing. Certo. Ma sì. Ma anche il Messina gioca di solito nello stadio di Cremona. Però, sai com'è. Quando non gioca Udine. Questo è importante. E beh, penso che siamo nei tre. Mamma mia, lo sei inquietante. E tra l'altro l'audio di gioco com'è? Un po' bassino. Alziamo un pochetto. Un pochetto Luchetto. Facciamo così. Tac. E olè. Grazie. CPU normale. CPU difficile. No, CPU normale, oggetti normali, sfida individuale. 150, dai. Sì. Non puoi. Ma poi quella. Oh mamma mia, quella frase che dice Mirko ogni volta. Basta. Creati una tua frase, Rebecca. Mannaggia. Facciamo tutto. Io vado casuale. Ma non ci assomiglia per niente. Io almeno sono plausibile. Bravo, Allo, bravo. Prendo spu. Iniziamo, va, gareggiamo. Dopo Allo, vai sul mio gruppo, e questo è un ordine, ed evoca tutti coloro che hanno Mario Kart del mio gruppo. Di muoversi a venire qua. Che non posso battere Allo senza la presenza dei miei compari, perché sennò. No, mannaggia. Ehi, ho sbagliato in realtà, volevo tenerla, ma. Ma tant'è. Vai, vai, Rebecca, vai. Ma dove sei passata per. Oh, t'ho preso. Il godo. Ma dai, che palle, oh. Ci voglio credere. Ah, oh, potevamo fare molto meglio qua. Se qualcuno non avesse rotto le scatole con quel fulmine. Dai, prenditi la tua banana. Tanto prima o poi le finisci, eh. Ah, ne è ancora una. Il bastiano. No. No, c'è il funghetto lì. Nyaaa. Sì, vabbè, ancora qualcosa. Dai, su. Dai, su. Non ci voglio credere. Rebecca ha perso contro la CPU. Prendi spunto dai migliori. Ah no, era lei col. Era lei? Però. Guarda che non parlano più, mannaggia. Ok. No, non vincerei nulla, Allo. Te lo dico io.
Quindi casuale, casuale. Sto a fare la cosa sul gruppo, bravo. Ma volevo dire qualcosa, non mi ricordo più. Che culo Allo qua, ringrazia. Ringrazia qua. Ok. Quando vince Allo è culo, quando vinco io è bravura. Sembra una cosa molto fantoziana. Piuttosto dopo prendo Baby Luigi. Eccomi. Economy. Che palle, Mirko. Perché sei arrivato? Dai, vieni a giocare, se hai coraggio. Non penso che tu lo faccia, ma... Tiè, Rebecca, faccia tua. Non me la ricordo mai sta pista. Una vita che non la faccio. Ovviamente è giusto spostare anche la testa quando... si fanno le curve. Preso. Boom. Rebecca gioca, mannaggia a te, non scrivere cagate. No! Ma porca. Se riuscissi a trovare un parcheggio, porca. Preso. Ma dai, pianta la finiscila lì, brutto idiota. Ci voglio credere, oh. Olè, mamma mia, rischiosissimo. Prima o poi Allo sbaglierà un tiro o qualcosa. Guarda dov'è quel maledetto. Ah, te l'ho già detto Andrea che la Switch ormai non costa più l'ira di Dio come poteva essere tempo fa. E che palle. Costa relativamente poco, Andrew. Ti avevo detto tutti gli abbonamenti che hai regalato in giro per il mondo. Quest'ora te ne facevi due di Switch. Mannaggia te. Cosa sarà Rebecca? Sicuro che viene a rompere le palle. No, non è Rebecca. Beccalo adesso. Non credo di farcela comunque. A meno che non caschi. Non ci voglio credere. Che pista di minchia. Ciao, Tranquil. Oh, Spaddy, buongiorno. Signor Spaddy, grazie per il follow. Ecco. Madonna Rebecca. Questa è colpa di Spaddy, palesemente. Ma vaffanculo. Focussate Gigi, grazie. Cosa sono? Un Groudon sono? O sono Kyogre? Porca miseria, in VGC. Spaddy, Mario Kart, tu non ce l'hai, giusto? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Mirko, smettila, che me ne vado, Mi avete ascoltato. Ma in realtà ho fatto tutto da solo, però sì. In realtà me la sono suonata, me la sono cantata da solo, come si suol dire. Non l'ho, no. Ok, allora non... Hai Smash, ma non Mario Kart. Peccato. Dai, su. Basta, Mirko. L'ho già fatto prima. So solo dire parolacce e bestemmie nel mio dialetto madre. Che devo fare? Non coperto e detto che prendo spunto dai migliori. È qui per stressarmi. Ci stai facendo, bravo. Rebecca, te l'ho detto, vedi? Te lo dici che è perfetto. Lui ti prende ancora per il sedere. Cioè. Ti sta bene, ti sta bene. Ti sta bene, ne? Non ho fatto la partenza. Oh no. Ma basta, là, non ho fatto la partenza. Oh, meno male, Allo è cascato, godo. Sta pista la soffro un po'. Mi sono già idratato. Adesso sto correndo, dopo mi idrato. Dopo mi idrato.
mi idrato. Adesso voglio cercare di fare dai del mio meglio. Rebecca, domani, eh? Domani puoi forse fare così. Mannaggia. Brutto, ne? Devo rimanere offeso alla carotide. Sì, però non è che dovete fare comunella dietro, eh. Una volta che sono primo, mannaggia. Fatti affari vostri. Dai, tu. Ecco. Tanto ti andrà di traverso quel guscio verde, te lo dico. Mannaggia, non volevo andare troppo vicino a Rebecca apposta perché... Meno male. Per non prendermi il guscio blu. L'impatto del guscio blu. No, sbagliatissimo. Ah, brutta curva. Brutta curva S. Non sono in grado oggi. Niente, non ce la posso fare. Quel pezzo, quella chicane mi manda fuori. Guarda lì che tentano la mia vita. Non è che c'ho la banana. Li ho presi, madonna il godo. Madonna il godo. Non mi importa come finisce, guardate che li ho presi. Qualcuno l'ho preso, godo. Anche con la banana, godo. Poi finisco ultimo, godo lo stesso. Mi sta bene. Chicane. Allora. Ecco, non ce la faccio a fare sta curva, è impossibile. Levatemi la patente. Ma non ci vuoi. Ce l'avevo. Un attimo di lag. Sì, allora, la faccia tua, l'ho battuto. Bevo. Non avevo persone con cui giocare a Mario Kart, quindi mi hai comprato. Ma adesso ce le hai. Adesso le hai. No, tranquil, mi dissocio completamente. Quel ha di Allo è praticamente il dolore di quando lo prendo. No, non ho mai detto che è perfetto. Ma non dire niente. Basta, Rebecca, basta. Il predestinato vince. Vabbè, predestinato mi sembra un po' eccessivo, però lo accetto come complimento. Da tranquil fa sempre piacere. Anche sul gruppo va a scrivere Andrea della Switch. Te l'ho detto, non costa tanto. Prenditi la Lite. Perfetto. Secondo me con 120-130 euro usata la trovi la Lite, Andrew. Dai, passa, entri nel gruppo famiglia, deciso. Tanto c'è anche Edward a scrocco. Siamo tutti a scrocco. C'è anche Sam, boh, io pago io per tutti. Non ti preoccupare. No, ma che pista di miseriaccia, ladra. Pista di Mirko. Boom. Dai, di nuovo. Dai, usa quel fungo. Sai dove devi usare il fungo? No, ti devi fare gli affari. Vi dovete fare i cavoli vostri. Ok. Oh, non ci provare. Levati. Ti affari tuoi che sarai tipo terzulti. No, non ho preso il boost. Sei 42esimo. Sai, mi viene a rompere le palle a me. Ma non lo so, un guscio qualcosa. Ma no, fai gioco, vai tranquillo, eh. Ti preoccupa. Mamma mia, lontano da qui. Sì, vabbè, Allo. Ringrazia il cielo, Allo. Che culo, ma non ci voglio credere. Questo pure quando deve perdere riesce a vincere. Ringrazia il cielo, Allo. Avevo un rosso tanto, ma io... Te lo dico io cosa c'ho di rosso tanto, mannaggia.
Ah, sono già nel gruppo di famiglia di Cam. Allora sei a posto. La pista preferita di Mirko. Praticamente sta pista è, sostanzialmente quando vai a giocare a bowling e alzano le spondine per i bimbi. Esattamente questa. Bravo, bravo. Quando fai gli anni, Spaddy? A gennaio? Dumfries all'ultimo, magari. Vabbè. Primo 9. Ah. Vabbè, dai, manca poco. Però non dovresti chiedere i giochi Pokémon a sto punto? Eh? Eh? 2 mesetti e mezzo. Ma come mezzo? Sì, ok. Ma adesso Mirko regala il gioco a tutti quelli che vogliono giocare. Me l'ha scritto in privato prima. Era una sorpresa che voleva dire più avanti. Tra l'altro Mirko stasera c'è Rain. E tuo fratello gioca a Pokémon e si piglia l'altro tipo. Bravo Metirion. Questo è lo spirito giusto. Ho sbagliato la partenza. Ah mia, scontro all'ultimo sangue qui, eh. Le botte. No, idiota. Madonna, Rebecca, quanto sei scassapalle oggi. Ti sta bene. Bravo, lancialo su Allo. So che volevi lanciarlo a me. Prego, lo spiaccica. Ah! Oddio, va bene, pensavo di riuscire a passare. Questa è una congiù. Rebecca, però dovevi fare da scudo qui. Ah. Andai contro le palle, eh. La fai facile, tranquillo. La fai facile. Tre facile. Tre facile, tre facile. Tre tranquille. Son de Mochi Van, Trabian, Ansem, non vedo una sega. Ok. Niente. Sbagliato completamente la curva. Ma perché qui Rebecca rompe le palle, mi impedisce di andare a prendere Allo? Perché siamo in lotta per un secondo posto risicato e non riesco ad andare a... Ecco, guarda che roba. Guarda che roba. Ci bastava Rebecca, pure la CPU deve rompere le scatole. L'altro se ne va indisturbato perché lei pur di far vincere Allo deve rompere le balle dietro. Ah. Se ci fosse Edward saremmo tutti e tre attaccati là. Ah, vai via. Povera Rebecca. Sono vivo, ciao sì Mirko, sì. Ciao Lolicami. Rieccolo. Vabbè, è già passata mezz'ora. Però guardo là dove è Allo. Solo perché abbiamo fatto bagarla dietro e doveva rompere le scatole quell'altra, eh. Ah. Riuscito a saltare gli oggetti, bravo Gigi. Lo vedo. Wow. Ok, va bene. Questo ci sta. E dai, che palle però. Mamma mia, non è possibile. Guarda le ombre degli altri kart. Sapevo io. Lo sapevo. Tutta colpa di Rebecca sta partita. Vita secondo posto ingiustamente. Sai le palle ti fermi davanti a... No. Devo scammare ancora? Metirion, basta. Me l'hanno riscattato 47.000 volte sta live. Ti ho consigliato di non prendere le palle. Ah, bravo Allo. Non sono scassaballe, ho la testa. Sono morto. Dai, è finita. Ti sta bene. Ti sta bene.
Mica te sei. Sì. Y. No, mi tiro un scherzo. Tu fai bene a riscattare. Devo anche risponderti. Aiuola. Anduma, Metirion. Sono in Kung Fu. Oh, bravo Allo, bravo, così mi piaci. Ottimo. Cioè, quando sono primo io, Madonna, è sempre pronta a scassare. Quando c'è Allo dall'altra parte, che ho sbagliato palesemente. Quando c'è Allo primo, ovviamente. Dai, doveva stamparsi contro l'angolo. Quando cosa fai, Rebecca? Quando c'è Allo. Dicevo, quando c'è Allo primo, però è ottava. Se ci sono io è Schumacher, porca miseria. Schumacher è in salute, però. Guardala! Coltello tra i denti. Il volante tra i denti. Non ci voglio credere. Mamma mia, cioè, una congiura, l'ho sempre detto, nei miei confronti. E vai. Ok. Banana power. Buono, questa non lo sapevo. Ovviamente io scherzo con Rebecca Allo. Se qualcuno vede, non è che vi insulto tutti quelli che gioco. La maggior parte, ma uno lo fa per goliardia, per spirito di competizione, per faida. E che palle così. Allo è dietro, però basta poco, lo so. Onicia? Eccolo. Oh, ma che è sta giocata? L'ha provata, attenzione. Però poi fa una cacata pazzesca. Ovviamente Allo ha tutti i power up del mondo, perché è così, giusto così. Riusciamo? Olè. No. Ci hai provato. Parte la denuncia, vai. Il treno dei desideri. Nei miei pensieri al secondo. Vince il Gran Premio d'Austria con una prova incredibile, con una sofferenza incredibile, è vero. Ma in realtà l'ho controllata. È stata molto una partita control la mia. È stata super control. Guarda che non siamo su Cult of the Lamb. Mamma mia, Cult of the Lamb. Onestamente non l'ho più giocato in questi giorni. Sono stato un po' impegnato. Signor Giano! Buonasera. Come la va? Lei ce l'ha Mario Kart? No, sì. Siamo spaddi, non siamo pari. Però sì, siamo pari comunque, vero. Vai. Tanto perdo. Allora, facciamo vincere Rebecca. Non contaci più, eh. Allora, ho guardato te, sono finito fuori strada. Guarda che vince. Ha frenato, infame. Annaggia, ci ho provato. Ti ha tenuto il funghetto per... Non l'ha tenuto per fare il salto. Pensavo invece. Guarda che c'è il funghetto. Dovevi usarlo prima. Forse non ce l'aveva prima. No, dai, che palle, fammi scendere. Che culo. Pam. Pam 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 pam. Pa 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 pa. No, stavo guardando il signor Giano, mannaggia. Che a pezzi dopo 10 ore di lavoro, bravo.
Io mi sono preso il guscio blu per leggerti. Ah, qui è pericoloso, eh. Ok, ho preso qualcuno con qualcosa, penso una banana. O forse un guscio che mi era cascato quando mi hanno fatto saltare in aria. Va bene. Nel dubbio va bene. Paraparapam. Papapaparapam. 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 Pam 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 pam. Che palle. Cioè, proprio ovviamente, ovviamente, ovviamente arriva adesso, ovviamente, ovvio, ovvio, ovvio. Chiaro. Claro che sì. Claro che sì. Non mi ricordo più un cavolo da qua. Dubbio vado a memoria. Ok, mi sento tranquillo così. Poi magari perdo, palese. Però mi sento tranquillo. Ah, devo prendere il funghetto. Attenzione, vedo Allo bloccato nella bagarra. Attenzione, nel traffico. Non riesce a liberarsi. Incredibile. Gigix invece va a affrontare l'ultima curva, il rettilineo finale, e vince questo gran premio davanti a tutti, umiliando tutti quanti. È tornato, attenzione signori. E arriva a... un giorno affronterò un vero campione, che è Edward Boeckert. E penso che sia per arrivare secondo... no. Sì, seconda, sì, scusami, questo è il campionato. Attenzione, penso due volte che ho messo due volte di fila, mettere dietro Allo. Signori, finché rompi le palle a me non agi... ah, vedi? 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 Rebecca rompe le scatole. Quello è il punto. È la rovina di tutti. È quella squadra nel campionato che tanto non vincerà mai nulla. Ma è quella squadra di metà classifica che serve solo a rompere le scatole. Cioè non vince, non perde, non retrocede. E lì ogni tanto ti trova la partita della vita e ti rompe le scatole. Io sono il campione. Lo so, Loli. Questo lo devi dimostrare, però. Quando avrai il gioco, potrai dare anche te filo da torcere al dominio di Allo, che per ora sta effettivamente dominando. Anche se l'altra volta con Matteo Andrei, come lo chiamo io, effettivamente ha un po' sfigurato. Però ha sentito la pressione perché ha sempre giocato con noi, che siamo mid tier, no? Invece poi è arrivato un top tier e effettivamente l'ha preso molto male. Però questo è il gioco, questo è Mario Kart, signori. Proprio per questo che ci piace. Comunque Edward, se vuoi entrare, questa dovrebbe essere anche l'ultima corsa della striscia. A parte che puoi entrare quando vuoi. Allora scegli Baby Park, non ti provare. Il Sassuolo, bravo. Il Sassuolo con l'Inter l'anno scorso. Però poi c'è da dire una cosa, C'è da dire una cosa, signor Giano. L'Inter che in casa si picchia, si prende due pappine dal Sassuolo. Io quel giorno ero a Torino, tra l'altro. Mannaggia, non ce l'ho fatta. Come dire, è demerito dell'Inter. Cioè, no, vabbè, anche merito del Sassuolo. Ma, diciamo... l'Inter non può... che palle, però è tutto... ho preso tutti? Ok, forse Allo l'ho preso. Rebecca, possiamo eventualmente superarla. Ma Sassuolo solo con l'Inter. Perché tipo col Milan ovviamente no. Cioè ci sono delle cose che si possono fare. Mirko, per favore, non dire ste parolacce che ti segnalo, guarda questo. Beh, sabato sera sei stato zitto che era a Milano, avevi paura che ti... mamma mia. Ho trovato due... ma è comunque incredibile, ragazzi. Io amo lo stadio San Siro, lo adoro. Come sapete non sono mai andato in altri stadi, nonostante io sia più vicino a Torino. Però giustamente non ci sono mai stato, anche perché è più piccolino lo Juventus Stadium. Comunque ho perso, vaffanculo. Juventus Stadium è più piccolino, quindi è più difficile andarci.
ho perso, ma comunque sono prima ed era l'ultima, forse. Lolicami. Dicevo, lo Juventus Stadium è più piccolino, quindi è difficile da trovare posto, costa di più, un casino, c'erano solo i juventini. Lo San Siro è bellissimo, vedi benissimo la partita, ma gli ultras, ragazzi, oh mio Dio, a un certo punto si menavano tra di loro, io ero, sono senza parole, cioè, allora, posso capire... Chi è uscito? Ok, Rebecca, non è importante. Posso capire tra tifosi di squadre avversarie, vabbè, non lo condivido, ma lo posso anche capire. Ma tra gli stessi tifosi, Inter Spezia, ma perché? Perché vedevi praticamente persone che si allargavano, vedevi, cominciavi a vedere i sedili, poi c'erano alcuni coi bastoni che si legnavano. Io ero tipo così, ho detto non esiste, anche perché ero relativamente vicino alla curva, quindi la vedevo. Ma perché? Perché? Rebbe per la vergogna se n'è andata, ovviamente. Ah, torna per la prossima, vado a... In realtà l'ora del tè è alle 17, però lei alle 6, si vede che probabilmente in Inghilterra ci sarà una questione di fuso orario, boh. Alle 6 va a prendere il tè. Sì, fino alle 19, Edward, io nel dubbio parto. Oh, questa è una sfida interessante. Molto bene. No, il discount, ma quello è il Milan, infatti è stato comprato, Mirko. Edward. Ma Mithyrion, scusi, non è entrato? Ci raggiungo tra poco. Vai, vai, vai. Raggiungici tra poco. Edward. Mithyrion. Sembrano due che sono pronti a duellare. Classico duello tra gentiluomini. O gentildonne, ovviamente. Rebecca, non parlare, Rebecca, non parlare, Rebecca, non parlare! Non dire niente! Non dire niente! Non dire niente! Non parlare! Non te lo puoi permettere! Papà mia. Niente, è niente, niente, niente! No, per pochissimo, Allo, per pochissimo! L'hai sentito quel guscio sul, sul collo? Ma ok, posso andare qui, va bene. Oh. No. No. Non ho fatto niente. I granchi. Questa è una pista di Super Mario Sunshine. Oh, mi sbaglio di grosso. No, il fango. Ok. Fa vedere la... Sì, sembra... Sì, ma Super Mario Sunshine sono i tipi... Cos'è, Borgo Delfino? No, non è Borgo Delfino. No. A me quelli sembrano proprio quelli, ma... Quelli sembrano proprio quelli. Quei tipi mi sembrano loro, ma... Mi sbaglierò a quanto pare. Ovviamente nessuno è perfetto, tranne... Edward. Sicuramente è dell'universo di Mario. Perché i pesci sono di Super Mario, quindi... Ho sbagliato. So disabiliterò quel. Non ho capito chi era con la stellina. Comunque vabbè, nel dubbio chi se ne frega. Bello, mi piace. Sicuramente lui avrà un guscio rosso. Dagliele queste tre monete di fila. Vai così. E non lo dobbiamo fare vincere Allo. No, per forza. Dai. Ehi. Ovviamente. Mamma mia, Allo peggio di Perazza, che porta sfiga con loro che intervistava, che venivano prontamente eliminati subito dopo l'intervista. Perry for the win. Oh, te devo disattivare. In realtà
non ha vinto prima perché ha vinto Rebecca. Sono quattro corse che Allo non vince. Eh no, Rebecca, hai sbagliato pronostico. Pippa Galattica, penso per Allo. Ma te lo devi riformattare da sola il cervello, Rebecca. Purtroppo non ho... Ah, la gola fungo, si va a prendere la pista confident. Palesemente Perazza, cugino di Cugna. Palese, l'avrà pagato. Ma non era lui, era lui o l'altro che lo evitava come la peste, tipo? Andrea Lucchini, basta. E si distrae. Ma no, no, perché... adesso non faccio più lo streamer, chiudo OBS, gioco solo con Allo per vincere. GG for the win. Poi metterò sempre la giacca, una spilla e basta. Mamma mia, super Perazza. Un fenomeno. Ma vaffanculo, dai, salto. Ma cosa? Ma il salto cosa? 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 High horsepower per Gigix. Dritta sulla slot di Luigi. Ma non lo prende. Missa. Alto potere dell'alto cavallo. Paraparam. Paraparam. Ehi là, di nuovo ci abbiamo provato, eh? Allora, uno. Vediamo un po' se gli arriverà. Bisogna calcolare bene i tempi. Due. Mamma mia, che rischio. No, gli ho fatto saltare. Non ci voglio credere. Devo aspettare. L'ho fatta. Dopo vi leggo, eh. Un attimino di concentration. Pam, parapara. Guarda che casco qua, guarda che casco qua. Mamma mia. Cado qui. Me lo sento. Non so perché, ma sulla Wii mi veniva molto meglio questa pista. Guarda, guarda il buco, guarda il buco. Meno male. Meno male. Meno male. Sniperazza. un piano per la Nuzlocke. Mamma mia. Tutti che devo dire che vogliono riprendere o iniziare competitivo dopo questo mondiale. Bravi, ottimo. Gilo aiuta, è vero, l'ho aiutato effettivamente con quel guscio. Pensavo fosse molto più lontano, sincero. Invece poi me lo sono trovato davanti. Quello che siamo riusciti a fare io e Spadigno, cioè che noi ti diciamo con chi puoi portarla a termine. No, aspetta, cosa? Ah, il piano per la Nuzlocke. Oh mio Dio, la Nuzlocke. Ormai ho dimenticato il sapore della Nuzlocke. Ah, la vostra Nuzlocke. Non dovevate fare una Nuzlocke voi due, tipo? Beh, è il momento di farla. Ma Loli, tu sì che sei forte. Infatti parlavo di noi comuni mortali, non ti preoccupare. Tu eri fortissimo. Parlavo di Rebecca che ha scritto quello. Gli altri no. Guardalo che viene superato, ma giustamente mi piglio il guscio, il dot. Vorrei dopo Edward in live commentare, o Spaddy, commentare alla Saidonia una gara di Mario Kart. Nel senso, anche con la terminologia. Guardalo di Allo. Ma sono andato di sotto. Ah dai, questi qua sono invisibili tra l'altro. Pensavo che potessi metterti davanti
e pararti il colpo. Magari Simo ho sbagliato. Probabilmente. Va bene, dammi la monetina. Giustamente, lui c'ha già la protezione. C'ha la protect, il balengo. E io c'ho un misero fake out su una protect. Grazie Mike, nel dubbio ho detto quella cosa dell'occhio. Guarda che è tesissima, questi strumenti inutili qua. La high or, potere dell'alto cavallo. Non sono capace a parlare in inglese. High horse power. Sì, quello lì è protetto. Manco fosse, non lo so. Non fatemi bestemmiare, ma guardalo, 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 Allo. Guardalo, se sta partita non hai sculato come hai sculato tu a sta partita nessuno. Nessuno. Certo che puoi unirti, Michelipton. Ciao Lunic. Qui c'è il mio codice amico, qua sotto la chat, lo vedi? E aggiungimi. Io accetto la tua richiesta e poi puoi entrare nel gruppo privato. Qua c'è andata Pippa Galattica. Ma in culo Galattico. Dai, su. Su Veletto ricomincio con il VGC pesante. E questo ci piace tanto, Spaddi. Sono contento. Ma anche Edward, secondo me, al piporito. Eccola qua la ricetta d'amicizia. Ricetta d'amicizia. Un film di Gigix. Mi piace. Lipton. Eccolo qua. Sperando che non sia partita la gara. La corsa. Mamma mia. Ti aspettiamo, ovviamente. Ovviamente l'unico. Tanto arriva anche Edward. Poi dovrebbe esserci Metirion. In linea di massima. Cioè abbiamo un nuovo arrivato che speriamo che possa rompere le scatole ad Allo. Il nostro caro Lipton, che ci ha anche followato. Noi ringraziamo ancora. E ora ci giochiamo tutto su questa gara, io e Allo. Tutto per la gloria. For the Perry. Allo, dov'è Allo? Beh, brutta transizione questa per me. Però va bene. Vedo a fare una bagarre con mio fratello Luigi. Grandissimo. Mio omonimo. O toponimo. Un attimo un po' tryhardando, scusate un momento, ma me lo dovete. Ehi! Peccato, dai che sono sul boost, mamma mia. Volevo cercare di mettermi in concomitanza di un boost, ma un po' mi è riuscito, dai. Guardalo, se facessi affari suoi, ma non ho capito. Che culo. No, un po' l'ho voluto in realtà. Mi è uscito e mi è andata di culo. Ma non posso dire di non essere. Di aver cercato di rallentare per non passare troppo in là. Guardalo qua. La monetina. Che va a regalare ad Allo un vantaggio. Ehi, è bravo. Esatto. Questo qui è palesemente il gioco quando ti entrano. Ma che bastiano. Comunque è incredibile, lui è più grande di me. Mannaggia, ho sbagliato. Lo vedo cosa sta arrivando. Vabbè, niente. Ci ho provato, ma è impossibile. Ovviamente. Vaffanculo, va.
Aldo l'aveva visto e non sono riuscito a metterglielo. Ma più che altro quest'ultimo dovevo giocarmela meglio, non sono riuscito a mettermi a sinistra. A pari merito con Aldo. Incredibile. Oh mio Dio. Shedinja normale. Sono un uomo semplice. Bompardo mi ha portato una di quelle Switch del mondiale. Che culetto. Eccolo qua, Lipton. Abbiamo Rebecca, purtroppo. Metirion, Lunik ed Edward devono ancora arrivare. Io però partirei. Ma in realtà, no, si è fatto la sua partita, nulla da dire. Nulla da dire, in realtà. Nulla da dire, non posso dire che comunque mi stia sul culo, cioè, però non gli posso dire niente, cioè è il gioco, fa parte della vita. Certo che quelle monetine, anziché delle banane per difendermi, vi devo dire. Mi attaccare il telefono in carica. All'i Switch spero non lo mettano. Ma guarda, io non sono né contro né a favore, non giocando competitivo. Non so dove inserirmi, non so la mia strada nel mondo qual è, nel senso a favore o contro. C'è da dire che nel gioco c'è. Ne hanno parlato anche Agostini e Saido durante uno stream. Cioè durante lo stream del torneo. Del mondiale, ovviamente. E non mi ricordo cosa hanno detto. Cioè, c'è nel gioco, però boh. Sicuramente non sono favorevoli all'utilizzo, ma nel gioco purtroppo c'è, quindi che devi fa? Io non sono né a favore, io non dico niente, me frega niente. Attenzione, un Rosalinda, una Rosalinda molesta che va su Allo a imporre la sua weather, così a caso. Con le foglie di tè di Lipton. Queste tre banane, ma spawnano a caso, le ha tirate qua, vabbè. E attenzione, mi sa che abbiamo un nuovo main... Un nuovo meta. Il meta di Allo è finito. Se l'è portato via Gigix con le due, con la pari merito e con la vittoria nel primo torneo. E va a fan bagno. Ora il meta di Lipton e Rosalinda, che sta prendendo il largo. Non sappiamo se i nostri giocatori riusciranno ad aggiornarsi in tempo per questo nuovo meta, se le build andranno bene, se riusciranno a carpirne i segreti. Però vediamo che... Porca troia, ho sbagliato. Scusate. Che coglione. Ma proprio... Cioè, fumato. Quello che potevo fumarmi, praticamente. Incredibile. La curva me la sono fumata in pieno, vabbè. Devo dire che io non sono pronto per il nuovo meta. Forse Allo sì. Però lo vedo in difficoltà, eh. Qua è il rischio di rimanere in un imbuto con... che vede me e Allo qui a prendersi le botte. Poi un salto inutile ho fatto, vabbè. Prendersi le botte con un Lipton che immancabilmente prenderà ancora di più largo e più distante. Allo? Ah, è davanti, non lo vedevo più. Ma che cazzo? Ma che... Vabbè. Ma dov'è? Ah, è dietro. Va. Un attimo confuso. Vabbè. Un attimo confuso. Brutto salto. Ok. E davanti. Ha preso evidentemente un'altra strada il signor Allo, che è una diversa dalla mia. Eccolo qua, è l'unic mondiale. Ma che cacchio è? Pronto a inserirsi con il suo grassy glide, con i tacchetti. Non volevo dire una cosa brutta, ma non la dico. Cioè, nel senso, è una cosa volgare più che altro. Madonna qua, che cacchio ho fatto. Meterion con TV Pokémon ha cambiato idea. Vabbè, Lipton si fa una gara a sé praticamente. Mi idrato. Ciao Barry, ciao Pascal. Come non lo sapevi? No, Pascal Mario Kart gli manca. Però secondo me potrebbe correre fuori a rubarne, a prenderne uno. Lo cannate. Lascia stare Allo. È la partita delle curve cannate. Bravo, bravo, bravo Lipton, che... Bravo. Very nice, very nice. GG. Barry.
Ma in realtà mi sono bevuto. Scusami, Andrea. Sto bevendo come un cammello, quindi. Eccolo qui, l'unic. Rillar l'unic. Manca Edward e manca Metirion. Ma Metirion probabilmente si starà andando a vedere un film Pokémon, che oggi hanno aggiunto qualcosa. Andate a recuperare Metirion nella mia chat subito. Nel dubbio, punto esclamativo GGX. Seguitemi su Instagram ovunque. Eccolo Metirion. Probabilmente un exploit alle mod e l'exploit della TV Pokémon palese per far partire Mario Kart. No, mi dissocio. E poi... Non bastava Metirion col Baby Park. Ma pure Rebecca. Bravo, meno male. Con la pista di Mario. Il circuito di Mario 1, forse. Stadio Mario Kart, scusate. Meno male che c'è l'Unic. Non penso che sia proprio schiamato VGG. Ah, ok, bravo Mirko. Ma no, l'unico, come 2-3? Dai, fai un campionato intero, dai. Va bene, va bene. Abbiamo un nuovo nuovo Meterion abbiamo. Nuovo meta con Lipton. Devo sbloccare anch'io quella... la moto Bruco. Non so come si chiama. Ehi! Qua sento odore di pro player. Qua invece sento dire che sono un imbecille. Allora, me la devo tenere. Niente. Giocata. Attenzione. Tra i due litiganti, Gigix gode. E va a fan bagno. Io direi che Lipton fa una gara a sé e proclamerei il secondo posto come nuovo primo posto. E il terzo posto come nuovo secondo posto. E il quarto posto come nuovo terzo posto e così via, basta. Ho preso, sì. Grande. Attenzione, il recupero. Il recupero. Non è vero. Ogni volta che mi avvicino, Lipton si allontana sempre di più. Ma è questo che vogliamo. L'importante è non avere Allo tra i primi tre. Ecco, sarei già contento così. No, sbagliatissimo. 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 Giustamente si protegge. La Protect di Lipton rende inutile il mio Parting Shot. Non saprei come chiamarlo, un guscio rosso. No, più una mossa d'attacco. Ma cosa... Mi hanno sparati anche due davanti così a caso. Ho un dubbio. A sto punto giocherei di più control e safe. Mi porterei a game 2 con la possibilità di un secondo posto, che adesso diventa difficile, perché ho visto un Metirion e un Allo che incredibilmente, con molta fortuna, riescono a pescare all'ultima curva un missile e una stella con un fulmine abbinato che ovviamente sconvolge tutti i piani. Questo è il crit classico che entra quando non deve. È l'ipnosi di Lunala che addormenta Rillaboom e che non deve addormentare. E questo è, ragazzi. Prova la Pyro Ball, la Weather Ball. Spaddi. Solo 4 posti rimane. Per cosa? Ah, Buddy Bank. Riceverai 25 euro di bonus se ti registrai al nostro link. Cliccatelo, perché è la Buddy Bank, come la Buddy Barrier di Unite. E Buddy Lipton OP, è vero, è vero. Nona, brava Rebecca, onora Rebecca. In realtà sei ottava, perché abbiamo detto abbiamo scalato i posti. Sbaddy Bank. Chi è che è uscito? L'Unic. Uscito l'Unic, che probabilmente dovrà abbandonarci prima del tempo. Conosco gente molto più forte di me. E Lipton, devi portarcela, portacela da noi. Ecco Edward con la sua pista. Con la sua pista. Prova a settare la sua pista. Il campo elettrico. E niente, esce la Promenade de Paris. Parigi. E l'Unic se n'è andato. Ha fatto Invertivolt con Edward. Vediamo delle build differenti tra le prime 4 posizioni, eh. Due simili che vanno
alla grande come partenza. No, ma dai. E qua forse Lipton è passato di qui perché aveva il boost, probabilmente. Edward, che cazzo. Povero Edward. Sei passato davanti. Cosa sta succedendo? E Lipton, Edward è l'avversario da battere. Non so, dobbiamo unire le forze. Io, te, Allo. Non so, come i tre Super Saiyan di Dragon Ball Z. E cercare di... Edward. No, però, eh. Ma dove è passato? Dove è passato quel guscio verde? Dove? Nell'acqua, attenzione! Attenzione, attenzione! Vabbè. Boom. Ok. Sì, vabbè, Allo, in terza... Ok. Meno male che non è arrivato Az, Rebecca. Mamma mia, che culo quando arriva il fulmine con... Edward, togliti! Mamma mia, agguerrita questa, almeno per la seconda, seconda posizione. No, che palle. Ma fatti a fare. Oddio. Perché non ho lanciato uno in avanti? Vabbè. Attenzione, Edward. Attenzione. Posso prendersi il guscio verde. Allora, ma... No, no, no. È giusto. È arrivato dietro. Edward. Non guardare le mani. Guarda le braccia. Muto. Muto. Mi dà errore. Aia, l'unic. Fallendo miseramente. Assolutamente sì, Sbaddi. Sbaddi. Ormai siamo arrivati al punto che esultiamo per i secondi posti. Ok, è rientrato l'unic. Si gode. Lo sgodo. Invece lo autorizza. Fa molto bene. Fa molto bene, Rebecca. Te lo meriti. È autorizzato, c'ho il certificato. Il Piporito Max. I Geyserotti. I Geyserotti. Che si sa che i Geyserotti. Uno inizia con i Geyserotti e poi. Un'altra bibita famosa in tutta questa Italia. Questa sera per la prima volta vi faccio entrare dentro la patata. La palapa. La palapa. No, solo. Solo Mirko può avere dei sound alert del genere su Rai d'Italia. Incredibile. Mi vergogno di me stesso. Cringissimo, vero? Sì, super cringe. Solo Mirko può essere così cringe. Ok, cerchiamo di tenere vicino Lipton, per cortesia. Ecco, esattamente così. Che imbecille. Ah, niente. Io l'ho praticamente buttata, regalata. Possiamo, potrei forfettare tranquillamente. Io esco. Mi alzo dal tavolo, me ne vado. Almeno che non arrivi una disconnessione. Tu chi sei? CPU, non ci voglio credere. Ah, che bella. Di Donkey Kong, mamma mia, quanto è bello quel gioco. Però sono sesto. Oddio, l'unic, no! Che pirla che sono, t'ho seguito a ruota. L'unic. Ma cosa mi combina mai, signor l'unic? No, 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 questa proprio... sta partita... proprio brutta, 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 eh. Allora, qua... liberiamo un po' la pista, guarda, le do una mano. Allo.
Mamma mia, ti è andata bene. Ti spiaccicavo per terra. No, 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 no. Ho dovuto schiacciare subito perché sennò. Metirion oggi in grande spolvero. Lo vediamo costantemente tra le prime posizioni. Però adesso ti prendi il guscio rosso. Ma scusa, in terza posizione con la stellina? Ma stiamo scherzando? Sì, vabbè, vabbè, non lo so. No! Raddrizzati! Mannaggia. Niente, non ho questa pista, l'ho proprio toppata alla grande. Metirion, ti sta bene. Non puoi avere tra le prime posizioni. L'ha spiaccicato, no. Attenzione. L'unic, dai retrovie. Oddio, no, a CPU no, raga, però, eh. E niente, dalle stelle alle stalle per Gigix. Che è costretto. Attenzione, Edward, incredibilmente. Ma cosa è successo là davanti? Che ce lo ritroviamo qui a lottare con noi comuni mortali. Sceso dall'Olimpo, caduto dal cielo. È il missilozzo che va un po' ad aggiustare le cose per Gigix. Attenzione, attenzione. Si mette davanti a tutti gli altri, soprattutto a Allo, perché ormai Lipton non lo contiamo più. Che culo. Lipton dov'è? Ma dov'è Gigi? Dietro tutta la gara, ma non ci voglio credere. Ti sta bene, questo è il karma, instant karma. We all shine on. Hai fatto... Si mette secondo perché Lipton è fuori concorso. Anche questo è cringe comunque, no? A livelli estremi. Edward, è successo un guscio blu. Ok. Però, cazzo, tra la seconda posizione e... Bene, bene, bene. Amo questi sound. Non ci credo. Penso che l'unic ci abbia abbandonato. Ok. Ok, però mi sono divertito. Mi stavo divertendo comunque perché era combattuta. Con Allo sei sempre lì, tanto si protegge. No, non ha senso. Caduto all'ultima curva. Quindi è un rage quit? No, penso che l'unic se ne deve andare. Mi odia. Allo, è la legge della giungla. O la legge del manga. Che non continuerò. Barry, ti avevo lasciato superare apposta perché c'era il guscio blu. Attenzione, la predict. Attenzione, qua abbiamo la provata di Lipton. L'ho capito subito dopo. Mi immagino Edward con che supera Lipton, tutto goduto, e poi parte la sigla lì, forse l'ending di JoJo, che non mi ricordo come fa, però avete capito quel jingle in blues. Mi è partito il nani. No, è crashato l'unic. Oh no, il baby park. Lipton, qua abbiamo dei, te l'ho detto, dei ferventi sostenitori del baby park o del baby pork. Ciao Allo. Come Lipton è talmente pro che può vincere anche nel baby park, cioè surclassarci. Mamma mia. Ma dai, non ci credo. Ma cosa? Ma cosa? Che cosa? Oddio, oddio. Poi basta un niente. Vabbè. Levati, Metirion. Attenzione, Allo. Vediamo se cerca di farsi sorpassare di nuovo. Allo. Non ti devi permettere. Attenzione. Palle. Pioggia di fuoco, la weather ball. Aiuto. Ok, terzo, va ancora bene. Sculo Allo. Ha vinto Allo. Sculo Allo. Lipton,
Vabbè, l'ha fatto vincere, dai. Io Baby Park non lo vinco mai, allora ci sta. Fin troppo, purtroppo. Mamma mia, che audio cringe. Basta, sembra di essere a pomeriggio 5. Oh mio Dio. Barry. Tanto prima o poi ti comprerai Mario Kart, Barry, e le prenderai. Amo questi sound. Adesso la banno, aspetta. Allo, non capisci Gigi. Ma smettila. Smettila, non te lo puoi permettere. Mi idrato. Deserto Caminari. Lipton. E lo prende. No, e le prenderai. Le prenderai. Prenderai Mario Kart o specificato. Non dire cose. Non cose. Il doppiaggio piemontese, Lipton. Oggi. Sono in terza posizione, ne? Adesso sono in quarta, mannaggia Allo. Ah. Ah. Edoardo. Povero Edoardo. Attenzione, Rebecca, cosa ci fai lì? Cosa sta succedendo? Il mondo al contrario. Attenzione, non sa manco lei. Io finisco pure fuori strada. Pirla. Lipton, si vada a riprendere il suo posto. Che merita. Mannaggia, Edward, lo so che sei tu. Lo sapevo che eri tu. Ok, è rientrato l'Unic, sono contento. Me l'ero un attimo dimenticato. Che va crushato, non crashato. Si era innamorato l'Unic. E niente, sono ottavo, cioè, alla fine della fiera. O all'inizio della fiera. Sì, Edward, ciao. La taunt di Gigix su Edward. Tauntato male. Ah, già che gli passo attraverso. Wow! Mamma mia, che... Che culo. E basta di gusci rossi che arrivano. Wow! Mamma mia, attenzione, questo guscio blu porta un po' di equilibrio con un Meteor, è un agguerritissimo che si porta in seconda posizione e lotta con Lipton. Mi dritta sulla sua protect, anzi sul suo sostituto. Porca miseria. Qualcuno l'ho preso, attenzione, attenzione. Oddio. Sì! Blastata da Mirko, grazie. Un po' di fortuna, Lipton. Io sono stato fortunato qua, hanno fatto bagare gli altri. Però, zitto zitto, mi sono infilato. Ero ottavo. Non ho rubato niente a nessuno. Mirko, mettila a posto, dai. Ti strangolo come Homer. Brutto bagarospo, noi ci dissociamo. Io mi dissocio, Raid Italia si dissocia da ogni forma di violenza, ovviamente. Ma qui siamo tra amici. Devo castigare... Ah, cosa? No, no, ho già un amico pronto. Il signor Giacomino farà le mie veci in mia assenza. Il signor Giacomino è pronto, prontissimo. Ha già guscio rosso bello carico. Il missile. Zio Ken, sei tu. Fantastico guerriero. Infatti quasi sposo. Mamma mia raga, fra 2 settimane mi sposo, incredibile. Porca miseria, ecco. Ecco. Belle, 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 belle agguerrite queste partite comunque. Ci piacciono. Voto 10. Mannaggia, questo è un voto 4 però, uno schifo totale. Però è vero che qua c'è il passaggetto. Queste banane non mi serviranno a nulla. Fiamma di Udur. Allora. Attenzione. Le 3 banane per Edward piazzate lì, volte a dar fastidio. Le entry hazard. Edward però si incasina da solo, missando palesemente una mossa. L'ho preso col guscio, non ci voglio credere al mio, Edward.
Attenzione, improvvisamente Tokyo Drift. Gigix. Edward è tranquillissimo, io che drifto. Gli drifto in faccia. E ho sbagliato di nuovo. Ma perché non mi entra dall'altra parte? Ah, mamma mia, che rischio. Allo, col missilozzo, pronto a prendersi la seconda posizione. Io mi fantomizzo. Meno male che l'ho usata subito. Meno male che l'ho usata. Meno male che l'ho usata. Wow. E allo, prendo un po' di vantaggio. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Edward maledetto col missile. Lui si sente veramente a suo agio, a quanto pare. Col missile. Io nel dubbio mi dissocio da qualsiasi cosa. Allora, chi era che è finito lì sotto? O è stata un'illusione ottica? Ma dai! Devo rimanere sopra. E dammela ancora una stellina. Mi allargo sul tram. Attenzione. Attenzione al portafogli. Però si porta con un po' di vantaggio. Un leggero vantaggio. Aia, un'altra stellina. Ma che è la saga delle stelle? No, ci voglio credere. Il fulmine sulla stella. No, questa Edward, ti devi vergognare. Questa te la devi vergognare. Questa tu sei. Sei co. Sei come co. Devi forfettare, maledetto. Niente, di nuovo. Devi aver scritto crashato. Sei uscito di nuovo? Cioè, qua ti devi vergognare. Ti devi vergognare, Edward. Mamma mia. Mamma mia. Io voglio fare un Mario Kart con Edward in presenza. Secondo me ci meniamo. A un certo punto. Nel dubbio mi dissocio. Una sfiga epica, cosa? Cosa che mi hai sorpassato a uno sputo al traguardo? Crashato anche Meteorion. Vabbè, entrate alla prossima, ragazzi. Ho provato. Ciao Lunik, grazie per essere passato. Grassy Glide Lunik. Nuovo soprannome, adesso vado a cambiarlo nel gruppo Telegram. La testate con amore. Cioè, io mi vedo io che metto le mani davanti a Edward per non farlo vedere. Non mi castigate, perché ci pensa già il gioco a castigarmi. La vita ti castiga, Rebecca. No! Cop. Ma com'è il nome, però? Co è il cognome, il nome completo è Spaddy. E l'altro era Wata qualcosa. Non mi ricordo niente. Se mi fai se mi dici i nomi, mi fai un favore, che voglio metabolizzare. A caso. Oddio. Rischiosissimo questo. Sì, però le tre banane in terza posizione. Anche no. Che qua mi hanno parlato le chiappettine. Oddio. Anche sì. Anche sì. No. High horsepower. Anzi, qua era più un terremoto. Che prende Rebecca. O le spade del precipizio. Cos'è? Spade del precipizio. Le prepuzze. No. Nel senso. No, dovevo tenermelo. Che vanno a hittare in tutti e due gli slot. Non sono capace. Oddio. Rebecca, posa qua la pianta. Che culo, va. Ko Tsukide e Tatsuya Watanuki. Mamma mia. E fa la partenza di... sì, ma F per tutto. DG, non solo la partenza. Il godo gli va a togliere. Ah no, ce l'ha ancora, non glielo leva. Il godo. Il godo, dove vai? Stai dietro. Cerca di prendermi, probabilmente. Guarda, 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 guarda che Search and Destroy per Allo. Guardalo lì. Devo dirlo, ho cercato di prenderlo e ho goduto sui gusci rossi di prima. Mamma mia, va bene, importante finire davanti a Allo. Questa è la mia corsa, questo è il mio obiettivo. Andrea.
Esatto, Rebecca. Vabbè, un secondo posto che sa di primato, però. Nel senso di scimmia. Cioè, sa di primo posto. Andrea, non lo faccio più. Spreca tutti i tuoi punti. Perché Lipton è fuori gara. È fuori concorso. È come il Cugna della situazione, raga. Basta con sta sorta, basta. Io è ancora arrabbiato. E ho visto che c'è stato un po' un battibecco. Scambio di opinioni contrastanti con Caminari. Riscattate i punti. Ci fossero dei soldi per i punti. Certo che non lo so, non mi interessa nemmeno. Eterni secondi. Mirko. Mirko, ecco qua ci stava. Ma non lo dirò mai. Aspetta, siamo tutti? Non li farò mai, non mi interessa. Non sono pagato per questo, anzi non sono pagato. Chi manca? Ecco, questi sono i punti ben spesi. Chi manca? Metirion è crashato, non tornerà, partiamo? Che cacchio manca? Non ridargli i punti. Non se li merita, li ha spesi apposta di proposito. Non ridarglieli. Mamma mia, tutta questa benevolenza. Non ridarglieli. First reaction, shock. Si vede che Mirko deve un attimo vedere sti punti canale. Se li controlla, se li gestisce Allo, mi spiego tante cose. Allo col Baby Park. Ma ti osi? Rebecca, per favore, scegli la pista prima che mi arrabbio. Ci vediamo alla Milan Games Week, Allo. Ma sono sei live che dici che sul mio canale devi spendere 10.000 punti per la Nuzlocke. E spendili. Dai, ti aspetto. Spendili. Non sarà piacevole per te, Allo. Alla Games Week. Te lo dico. Non vieni qua a casa mia e fai lo show tuo. Ma la scorsa Nuzlocke è finita semplicemente perché... figlia della penultima Nuzlocke. Intanto è uscita alla pista di Edward. Vaffanculo, Edward. E... semplicemente della distrazione con Jess, perché ho fatto delle super cazzate assurde. Assurde, quindi... poi per carità, Poi per carità, abbiamo praticamente cambiato 7.000 regole in corsa dal no cure totale. Prima era solo centro Pokémon, poi NPC, poi anche gli strumenti. In corsa in una Nuzlocke queste cose le senti. Bisogna riconoscerlo, Prendiamo a Gigix quel che è di Gigix. No, sbagliato completo. Quante stelle hai, Allo? Ma dai, ne hai beccate due, ne avevi. Oddio! Ne avevi due. Ok. Guardalo lì, mamma mia. Il solito culo, lo sculo Allo colpisce ancora, incredibile. Chissà che cosa t'ha dato pure un bonifico in banca, t'ha dato quell'oggetto, altro che i funghi.
Mamma mia, mo, raga, ma io non ci voglio credere. Aspetta, aspetta, aspetta. Gigi, ti va di rigiocarti Heart Gold, ma un po' più difficile, non Azlock. In che senso? Hai sbagliato. Loli, non parlare! Non dire niente! Non ti devi permettere! Non dire nulla! Io gli anni d'oro del grande, allo? Tutti che lo osannano, allo. Dopo verrà defenestrato insieme a Andrea Lucchini. Ah, il fungo d'oro! Il fungo d'oro! E ancora dite... il fungo d'oro, veramente. Se avevi il fungo d'oro, io non ti parlo mai più. Ah, mondata più difficile, niente di impossibile. Ne parliamo. Ma innanzitutto dobbiamo finire l'altra, Nuzlocke. Non ti parlo più. Prima palestra 6 Pokémon. Prima palestra 6 morto, praticamente. Ma la stai giocando sul tuo canale o sbaglio? Sbaglio? Mi ricordo qualcosa, Spaddy. E alcuni Pokémon cambiano anche i tipi. Ah, aiuto. Esatto, è quello. Ok, mi ricordo la partita... La lotta in palestra con Valerio, ma non mi ricordo... So che era più difficile, ma non mi ricordo i Pokémon, però. Gigi... Esatto, Andrea. Fatto una ragione. Sei entrato nel... Kram... 9? Grazie, Kram. Grazie per il follow. Sei entrato nel gruppo di Dragon, Andrea. Ormai sei uno di lui. Uno di lui. Uno di loro. Boh, Lipton c'è ancora. No, Lipton! No! Ok, questo guscio mi sa un po' di lag, ma lo prendiamo lo stesso. Non nominare Casper. Questo lo prendiamo, ci piace. No, ok. Strumentin. Brutta, bruttissima questa. Attenzione, di gran carriera, Lipton. Sembra RC con... Oddio, pensavo avesse la stella. RC con Woody e Buzz sopra. In Toy Story 1. No, ma dai. Signor Lipton, me l'ha giocata sporca qua, non pensavo. Mamma mia, per quanto non l'ho preso. Di nuovo, per quanto non l'ho preso. E mi prende Edward, maledetto. Giusto a rompere le scatole. Il signorino Edward. Brutta questa curva. Dai, sono il quarto, mi dai il guscio d'oro. Ovviamente, questo è il gioco. Ad Allo, dai, gusci d'oro. E a me, boomerang. Più gusci verdi. Guscio d'oro, scusate, il fungo d'oro. Cioè, guarda che roba. Dai, su. Povero Edward, qua. Sono un po' castigato. Aspetta che vado a prendere il portafoglio e faccio mostrare tutte le mie carte di credito. In sesta posizione a me lo dà il guscio d'oro. A darlo in terza. O quarta, che cazzo era. Assolutamente, se ci vediamo, ci veniamo. Minchia, c'ho un meme di Groudon e Kyogre e Rayquaza. So che stamattina non potevo farlo al telefono, lo farò probabilmente dopo la live o stasera. Ciao Kram! Signor Gigi FV! Lei stava andando a 200 km orari, mi mostri i documenti. Non ho il portafoglio dietro, in realtà. Non ho la mia patente. Ciao Kram, buonasera. Se si vuole unire, non so se è un giocatore di Mario Kart, il mio codice amico è qua sotto. Mi manda l'amicizia. L'amiciccia, io accetto. Lolikami. Dietro un NPC. Se ti pigli e botte, che cazzo vuoi fare? Non è nemmeno scam, in realtà. Tutta colpa di Edward. Boh, se Allo è caduto, sono contento, nel dubbio.
Ah, ha mancato il salto. Grazie Allo. Bruttissima, bruttissima. Volevo andare sopra in realtà. Me la sono giocata proprio malissimo. Con la banana nel vuoto mi è piaciuta. Non inquinare il mare, maledetto Allo. Già fa schifo. Che palle. Niente, non è successo nulla praticamente. Liga BBVA. Oh. Guarda dove cazzo era Lipton, no? Incredibile. È arrivato in Piemonte. Altro che... Madonna, oh. Ci voglio credere. No, non mi ha preso la derapata. Non mi ha preso la derapata. Gino il calzino. Attenzione, qui abbiamo un nome importante. Quasi Edward, com'era l'altro sul mio canale? Oddio. Non l'ho preso. Com'era quel nome sul mio... Wow. Quel nick. Ciao Gino il calzino. Piacere. Due gusci blu sono pesanti, per il signor Lipton. Comunque, per un uomo della sua caratura, questo sarà sicuramente Allo. Ah no, è Edward. Attenzione, coming back. Cosa? Cos'è l'aereo? Penso. Go! Povero Edward. Era Edward quello che è cascato. Attenzione, l'aereo in the face. No. Bello, ho sbagliato. Me la sono cagata io qua, Edward. Grande, bravo. Ciao Gino il calzino. Buonasera, benvenuto. Bel nick. Francesco Russo, grazie, grazie, grazie mille, grazie per il follow, benvenuti stasera, benvenuti, stasera è party hard. Che l'ho spinto io, non me lo sono sognato allora, ok. Non l'ho mai fatta sta roba, ma forse ha usato il fungo. Buonasera, buonasera caro, buonasera Francesco. Francesco Russo! Penso che avesse ancora un fungo comunque. È tutto hard stasera, vero? Very, very, anche try hard. Edward, come si chiamava quell'altro che... Quello col nick che ci ha followato in live, eravamo insieme. Comunque, ragazzi, soprattutto ai due nuovi arrivati, anche a Kram a questo punto, ai tre nuovi arrivati, questo è il mio codice amico, se volete partecipare, ce ne facciamo ancora una al volo, un paio. Rumeno aggressivo. Era aggressivo. Sicuro? Quello a cui non piaceva il vino, a quanto pare. No, stavo cercando di emulare Lipton, ma non è cosa da fare. E prendo Allo. Ah, ho sbagliato. Super sbaglio. Super. Allora, andiamo a prenderci il volo, nel dubbio così non caschiamo. Ma brutta, brutta, brutta curva. Pessima. Oh, mamma mia. Ma, signor Lipton, chi è primo? Scusa, è Allo. Ah no, è qui. Aiuto, no, non lasciami stare. Non ti ho fatto niente io. Non ti colpisco, no, no, no. Rebecca, lo so che sei tu. Vediamo dove lo usa. Ecco, sicuramente io lo uso male. Va bene, va bene, va bene. Oh, che cazzo. Minchia. No, dai.
Troppo veloce. Vabbè, ho provato a farla cagata. Ho visto Lipton. Bellissimo. Si gode. Oddio, Rebecca, che scivola su una banana. Praticamente... No, dai! La sua vita! E questa è la mia. Tanto dal precipizio. Che palle! Dai, su! Mamma mia. Dai, Rebecca! Rompicavolo. Brava, brava. Eeeh, non ce la faccio! Loli, sei forte, ti voglio bene. Grazie per ricordarmelo, grazie. Sei il migliore. Ti amo. GG per Loli. Ehi, banane, gusci, fammi parlare. Che è successo? Edward Volker, il karma. Io lo denuncerei. Io denuncerei FV. Mai, allo. Mai, se non mi fai vincere, mai. Dai, ce la facciamo ancora a farne un paio. Una. Una perché sono le 7:05. Loli. Ma che vuoi denunciare? Ma che vuoi denunciare? FV, stai bravo. FV, so dove abiti. Denuncia questo. Folletto, bravo. Bravo, Folletto. Ah, Lipton, il guscio rosso. Hilton. Geronimo Lipton. Allo si è offeso, occhi. Lipton trova anche il tempo di catturare Pokémon. Però non hai un trainer pass. Ok, lascia stare. Aggiungiamo alla lista dei bot inutili che girano su questa chat. Dei bot, degli alert inutili che ci sono qua sopra. Stai giocando da portatile, Allo? Curiosità? Se in quel caso sì, succede anche a me. Mangia, non bere. Sparisci, non, sparisci. In portatile è normale. Succede anche a me. Bagno, Allo. No, brutta, ho sbagliato in pieno. La signora Rebecca si mette davanti. Incredibile, ma vero. Ma... Ok. E che palle, non conosco la pista. Pirla. Edward. Vedi. Che bello. Oddio. Mannaggia. Oddio, dove sto andando? Ok. Che figata, Edward. Mi è piaciuto. Ok, Allo è qua davanti, quindi tutto regolare. La botta. Attenzione, vuoi fare la sportellate. No, cavolo. Mannaggia, sta lì dietro a quest'altro. No, ma dai, l'ha spaccato la pallina, non ci voglio credere. No. Non l'ho proprio vista. Edward usa il fungo, si porta un discreto vantaggio su Gigi, che cercherà di inseguire i due là davanti con un Lipton ormai lanciatissimo. Porca vacca. E che cos'è? E vai a quel paese, ho sbagliato la curva. Ok, allora pensavo fosse molto più lontano, invece è qui.
possiamo andare a prendere, ragazzi. Ci dobbiamo provare. Il diritto di provarci. Anzi, il dovere di provarci. Il diritto di crederci. Aiuto. Mamma mia. Preso. Cazzo. Dovevo prenderlo, però vaffanculo. Come cazzo fa a essere ancora là? Perché in avanti? Potrei lanciarlo lì indietro, vabbè. Per rompermi le palle. E via, finiamo. Basta. Basta per oggi. Sempre amicizia. No, in questo caso no. Io odio Allo. Best mappa. Sì, sì, è buona. È molto divertente. Nulla da dire. Nulla da dire. Allora, finiamo il Gran Premio. No, non possiamo finirlo, ragazzi. Sono le 7. Devo assolutamente andare. Mi spiace. Se dovete finirlo voi, le curve non vanno prese dritte. Io sono come diceva Baglioni. Ok, abbiamo sbloccato altra roba. Ottimo. No, Allo, sono le 7. L'avevo detto, ne facevo giusto un paio. Non posso fare altrimenti. Altrimenti. Vediamo un po'. Sai, attenzione. Attenzione, s'il vous plaît. Guarda quanta bella gente che c'è in live. No, lui no, assolutamente. Non se può. Sì, lo sto preparando, Allo. Ok, ci siamo. Io sono già pronto in canna. Dunque, grazie per essere stati con noi. Grazie a Lipton, grazie a tutti quanti. Edward, Andrea, Allo, Rebecca, Mirko, Barry, FV. No, stavolta no. L'ho già raidato l'altra volta. C'è un altro raid pronto. Gigigno. No, Andrea, non ti voglio bene a te. A te no, non te lo meriti, Loli. A Barry, sì. Spaddi. Ciao, Spaddi. Ah, Spaddi. Mannaggia, Spaddi. Lipton troppo potente. Il piporitto di Pip... di Pipto... di Pilton. Di Pilton. Recupereremo Lipton? Non credo, Edward. Forse è meglio che ci concentriamo su altro. Mario Kart forse non è il nostro. Almeno parlo per me, dai. In qualche modo, sì. Boicottandolo. Dovete aspettare me. Non giocheremo più a Mario Kart. Basta. È finita la stagione. Finita la stagione. No, comunque, ragazzi, punto esclamativo GGX. Seguitemi sui miei canali, su Instagram, sul mio canale Twitch, che andrò live, dove andrò live domani alle ore 17. Ovviamente, punto esclamativo scarlatto, punto esclamativo bundle, punto esclamativo violetto. Se volete acquistare i nuovi giochi Pokémon in uscita il 18 novembre, tramite il link di Pokémon Go Ride Italia, il link Amazon di Pokémon Go Ride Italia, così supportate il canale. Volendo, oltre al follow, potete anche fare la sub, tutte queste cose qua. E, altre cose non mi vengono in mente, non mi interessa. Bravo Allo, grazie Allo. Vado a lavorare, attenzione, vado a lavorare. Il raid è pronto, io vado in outro e non è partito. Perché non parte il raid? Stasera VGC è assolutamente, Edward. Aspetta. Non mi parte il raid, il raidino tattico. Big fe. Ok. Cos'era di diverso da questo comando? Un giorno Twitch me lo spiegherà. Andiamo in outro. Ciao ragazzi, grazie per essere stati qui. Alla prossima.